Estate in diretta, Nunzia De Girolamo distrutta, giornata di grande dolore. Nunzia De Girolamo apre la puntata con una notizia di cronaca devastante, grandissimo dolore per tutta l'Italia. Nessuna anteprima con il sorriso per i due conduttori di Estate in diretta in apertura di puntata oggi, giovedì 31 agosto, poiché nelle scorse ore si è verificata una strage che non lascia spazio a nessun buon umore. Nel dettaglio stanotte c'è stato un incidente ferroviario alla stazione di Brandizzo, Torino, con 5 operai morti e altri invece vivi per miracolo. Dopo aver dunque salutato i telespettatori, la conduttrice con un filo di voce ha detto: "Buon pomeriggio, bentornati, oggi è per tutta l'Italia una giornata di grandissimo dolore." La conduttrice ha poi aggiunto che il presidente Sergio Mattarella stamattina, accompagnato dal presidente della regione Alberto Cirio e dal sindaco Stefano Lorusso, è stato alla stazione in questione e ha posizionato una corona di fiori sul luogo dell'incidente. Il conduttore di Estate in diretta dà i dettagli sull'incidente ferroviario, 5 operai travolti da un treno. Sono giornate piuttosto forti queste per l'Italia per quanto riguarda i casi di cronaca. E proprio di cronaca continuano ad occuparsi Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini ogni giorno per buona parte della puntata. E se ieri era scattato l'allarme per una situazione tanto delicata quanto pericolosa, oggi i due conduttori di Rai 1 hanno dovuto affrontare la vicenda dell'incidente ferroviario di Brandizzo, che è stata definita una vera e propria strage su cui attualmente sono in corso le indagini. Gianluca Semprini ha voluto elencare i nomi delle vittime e poi ha aggiunto: 5 operai morti, 5 ragazzi di notte a sistemare rotaie. Un incidente orribile, travolti da un treno a più di 100 all'ora. Un dramma che non doveva accadere, Nunzia De Girolamo e il collega si interrogano sulla vicenda. Dopo un bizzarro fuoriprogramma, i due conduttori di Rai 1 hanno dato la parola all'inviata presente sul luogo dell'incidente e hanno mandato in onda diverse testimonianze agghiaccianti. Tutto il paese è colmo di dolore, così come le famiglie delle vittime, ma il conduttore di Estate in diretta, visibilmente colpito dalla vicenda, si è interrogato a voce alta domandando: com'è possibile che il treno passasse lì mentre c'erano dei lavori? Le risposte ancora non ci sono, ma intanto Nunzia, dopo aver mandato un forte abbraccio a tutte le famiglie delle vittime e aver ricordato che queste persone avevano lasciato la propria terra per il lavoro, ha detto: "E, un dramma che non doveva accadere, una tragedia che non doveva succedere.